felice perché il tema che ci è stato dato è quello di come stare vicino alla persona e alla famiglia. Io in questi giorni ho riflettuto molto su questo concetto, riflettendo mi sono resa conto che sappiamo veramente poco sul morire, sappiamo poco, la nostra società non ci educa alla morte e quindi quando questa arriva, quando ci batte sulle spalle, siamo quasi sempre non pronti ad affrontare quello che comunque forse quella che comunque è forse una fase tra le più ricche della nostra esistenza terrena. Ecco, io penso che molti di voi purtroppo abbiano vissuto nella vita esperienze simili di accompagnamento di un caro, di un familiare a un percorso di fine vita. Io l'ho già vissuto almeno un paio di volte e quello che mi sono portata dietro di ricordi di quell'esperienza è stata soprattutto la mia incapacità di relazionarmi in modo corretto, sentirmi inadeguata ad accogliere, a parlare, a toccare, anche a abbracciare la persona malata, no? A come accompagnare a questo strappo della vita, questo strappo dalle esperienze, dai progetti, da tutti i legami che durante il nostro percorso annodiamo con le cose, con le persone. Ecco, io credo che il dono che la piccola casa della Divina Provvidenza oggi ha fatto a Chieri sia un po' una risposta in questo senso, perché sicuramente entrare in quel paese delle lacrime è oltre che doloroso, misterioso, e avere una realtà che ci potrà aiutare ad accompagnare in modo umano, ma non solo dal punto di vista sanitario, ma anche e soprattutto dal punto di vista spirituale, questo accompagnamento è sicuramente una risorsa che in tanti aspettavamo, che in tanti auspicavamo. E non solo, credo, i malati, i pazienti, le famiglie, ma credo anche la sanità pubblica e privata, perché oggi come oggi credo che senza il sussidio della sussidiarietà sia veramente sempre più complicato e difficile dare risposte adeguate ai bisogni che i cittadini portano. Rischio di ripetermi, però mi sembra importante sottolineare dei concetti che sono un po' già emersi, quelli per i quali l'hospice non è il posto in cui si va a morire, ma come diceva prima Donarice, è il posto in cui si va a vivere al meglio una fetta naturale della nostra giornata terrena, un posto in cui è possibile affrontare questo periodo con dignità e, quello che ritengo importante, soprattutto con un accompagnamento qualificato. Oltretutto mi piace pensarlo, e dalle foto che abbiamo visto mi pare così, come una estensione della propria casa, no? Un posto in cui quando non è più possibile avere l'assistenza necessaria e adeguata lì, ci si possa recare in un ambiente accogliente, dove comunque è importante anche la vicinanza, la possibilità di avere la vicinanza dei familiari. Ecco, io non mi dilungo più di tanto, parto dalla legge 38, quella che è già stata citata, che nel 2010 il Parlamento ha adottato, tra l'altro ha trovato una svolta significativa dal punto di vista della sanità, imponendo attenzione a tutte quelle che sono le cure palliative, alla gestione del dolore, rendendo possibile l'accesso da parte delle persone malate alle cure palliative, ad avere proprio rispetto di quello che era il percorso che stavano vivendo. Ecco, a questo punto introdurrei però il dottor Talina, perché vorrei proprio chiedergli se a distanza di 10 anni dall'entrata in vigore di questa legge è ancora vero che esistono comunque degli interventi un po' a macchia di leopardo, ci sono delle disomogeneità rispetto agli interventi sul territorio, che cosa si è mosso, che cosa si è sviluppato in questo periodo nella nostra città e nei comuni limitrofi. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Farei in realtà un passo un po' più indietro rispetto al 2010, perché
di Rigo è distretto dal 95 e nel 98 compare la DGR 17, la deriva di giunta regionale numero 17, con cui si indica a tutte le ASL la necessità di attivare le UOCP, unità operative cure palliative. Devo dire che ci colse abbastanza di sorpresa, che non sapevamo come fare. Le unità operative cure palliative che già allora comunque esprimevano gradualità e un insieme di risposte che dovevano, molto prima quindi del 2010, quindi della legge 38, dovevano dare risposta, scusate la ripetizione, ai bisogni della popolazione. In particolare allora si parlava di paziente terminale e già allora si definivano addirittura dei criteri assai burocratici perché il direttore del distretto autorizzasse l'inserimento in hospice, che non dimentichiamolo comunque è un costo a tariffa a carico totalmente dell'ASL, il cittadino non partecipa in alcun modo, che purtroppo si è mantenuto quasi inalterato, 258,02 euro al giorno, quindi il Cottolengo deve veramente confidare nella divina provvidenza. È molto difficile, no? Riuscire a far pagare i conti con questi valori, ma devo dire che da parte dell'ASL non c'è mai stato, dico mai, un momento di restrizione e di valutazione restrittiva rispetto alla presa in carico non formale, non burocratica del paziente in terminalità. Non avevamo operatori formati, c'erano, il collega me lo confermerà, medici palliativisti, non esisteva neanche la specializzazione. C'erano dei corsi a cui accedevano prevalentemente anestesisti esperti in terapia del dolore, quindi, e non parliamo di forse parliamo della preistoria, per me no, nella sua vissuta. E devo dire allora, nel parlo del 98, gli ospiti che non c'erano per un totale di circa una cinquantina di posti, se non mi ricordo male, mi confermo più o meno, forse pure Torino e l'Anzo, se non mi ricordo, Torino San Vito, forse l'Anzo. Ed era veramente un grande problema e anche un grandissimo cruccio per noi che ci occupavamo di questi temi, perché avevamo persone veramente da hospice e non sapevamo che risposte dare. Pian piano insomma, la situazione si è evoluta, è migliorata. Nel 2020 c'è un accordo Stato-Regione che parla di cure palliative, della rete regionale delle cure palliative e della rete locale delle cure palliative. La rete locale ci indica una modalità organizzativa che oggi si è rivelata come particolarmente efficace, in cui si inseriscono in termini veramente di sussidiarietà tutte le risorse disponibili in un determinato ambito territoriale e nella comunità di riferimento. La rete locale. Nella rete locale, gestita a livello distrettuale, si inseriscono i nodi della rete, tra questi sono le strutture nel caso specifico l'hospice. Dopodiché la regione Piemonte, dopo circa un anno, a novembre del 2021, delibera nuovamente a proposito di questa rete, delle reti, una ulteriore
forza e slancio. Nonostante tutto ciò, la Corte Stato dei Giorni del 2020 indicava come dato genetico l'esigenza di cure palliative per l'1,5% della popolazione. Questo significa che in una ASL come la nostra, 8.5, stiamo parlando di circa 4.500-5.000 persone. Ovviamente in un contesto su più piani, su più livelli. Quello che noi dobbiamo riuscire a garantire sono i sei cosiddetti setting assistenziali, che sono quattro. L'ospedale, che insomma, sì, comunque svolge la sua parte, ma non è così, diciamo, in questo contesto così determinante. Le cure domiciliari, questo sì, sono estremamente importanti. In questo momento nel nostro distretto noi abbiamo in cura 11 persone con cure palliative, direttamente dall'acqua del nostro punto infermieristico, medico infermieristico. L'ambito ambulatoriale, forse un po' meno significativo, ma lo è fino a un certo punto, ha una sua rilevanza, perché non sempre, non tutto si può fare a casa, non sempre, non tutto è necessario e è appropriato che sia fatto in ospedale, ovvero in hospice, ma anche l'ambulatorio nel suo senso, e naturalmente l'hospice. L'hospice, mi ricollego un po' a quanto ha detto padre Alice, e ho pensato al professore Elio Borgonovi, fondatore della Bocconi, della scuola per la dirigenza sanitaria. Le strutture sanitarie devono essere belle. Perché devono essere belle? Sì. Non sempre abbiamo gli strumenti, i mezzi, le risorse economiche, però a volte basta poco. Nel caso specifico, questa di cui stiamo parlando è bella, perché anche l'estetica, la struttura bella è terapeutica, ha un'efficacia. E soprattutto, parlando di hospice e di cure palliative, quello che a me interessa molto è la multidimensionalità, perché non c'è la medicina, come ha definito il professore sempre della Bocconi, balistica, nel caso specifico. Noi ricoveriamo una persona con tumore al colon e balisticamente, cioè gli spariamo direttamente, insomma in qualche modo speriamo, in genere in misura piuttosto frequente ed elevata, guarisce, balistica. Nel caso specifico noi abbiamo invece una multidimensionalità dell'intervento a livello spirituale, psicologico, umano, sociale, sanitario. Ma che ognuno di questi livelli non può stare da solo, deve essere fortemente integrato l'uno con l'altro, e questo lo possiamo realizzare soprattutto in strutture come l'hospice e, mi permetto di dire, Cottolengo probabilmente dà sicuramente, no scusate, Torre probabilmente, quel valore in più. Quel valore dato dalla fobia, probabilmente il grande fondatore ha anticipato Gandhi e anche, e poi l'ha ripresa anche, non ricordo più come si chiama, di Eco, di Foolish, di Hungry. La fame sicuramente non proprio quella fisica, non è patente, la fame del sapere, la fame del poter essere utili, ma soprattutto poi follia. Questa follia deve accompagnare, ci accompagna anche noi, diciamo, un po' più freddamente tecnici nella nostra quotidianità, e devo dire che nonostante i parametri oggi in una regione Piemonte siano tuttora insufficientemente rispettati rispetto
non solo la legge 38, perché la legge 38 utilizzava come parametro di riferimento i deceduti per tumore, per neoplasia. Adesso è stato aumentato ulteriormente, siamo ancora abbastanza distanti a livello di Regione Piemonte, però ancora una volta Chieri, col suo distretto, orgogliosamente di capitare questo nodo fondamentale, mi impegna, farò tutto il possibile per accelerare ulteriormente, sicuramente c'è stata la zampina della Divina Provvidenza, io sono un po' più verso l'Audias, però si crede, perché questo perché è veramente, ho aperto 3 ospedali nella mia carriera, mi è capitato, e dal gennaio 2020 a ottobre-novembre 2022 è un miracolo, sicuramente. Grazie Mario per l'illustrazione, soprattutto per lo spirito che hai messo in tutta questa cosa. Poi io e lui lavoriamo su altri progetti territoriali, infermieristica, quindi c'è questa attenzione, diciamo così, al territorio, cosa che non è assolutamente facile. In questo ambito adesso ritorniamo un po' ai temi principali, sì, il paziente, ma sicuramente una grossa fatica la famiglia.